per non perdere nessuno. Dio Padre ci dona suo Figlio Gesù Cristo affinché attraverso di Lui ogni uomo possa ottenere la salvezza e realizzare pienamente se stesso. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù alla folla: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete». Nella nostra ricerca della felicità arriviamo tutti ad un punto morto. Un vuoto interiore, oscuro ma attraente. In tanti modi possiamo affrontarlo, spesso abbiamo fallito. Ciò che ci manca è che siamo fatti per Dio. Da soli non possiamo trovarlo e tantomeno conoscerlo. Cristo è il pane che ci manca, il cibo che toglie la fame. Abbiamo bisogno di Dio anche se non lo conosciamo. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Per incontrare Dio, dobbiamo incontrare l'umanità di Cristo. Attraverso la nostra stessa umanità, fare i conti con quello che siamo. Non per cambiarlo, ma per accettarlo e valorizzarlo. Cristo vuole incontrare proprio te. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Nulla deve essere perduto. Tutto in me trova in Cristo una ragione. So accogliere in pace e misericordia tutto quanto sono. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Liberi da ciò che ci rende schiavi, portando in Cristo ogni nostra cicatrice, tutto in noi e per noi è chiamato a risorgere.